ciò che impedisce la nostra libertà per realizzarci uomini liberi, figli di Dio, quali siamo davanti al Signore, e cioè realizzare il progetto divino, essere come Lui. L'uomo, abbiamo detto fin dall'inizio, è una creatura di amore, perché Dio è amore. Questa è la grande realtà che deve dominare nel mondo e deve catalizzare tutta la nostra attenzione, perché non c'è altra concezione diversa di Dio. Dio è amore, cioè donazione. Dio è libero perché non ha dei limiti per donarsi. Dona se stesso come vuole, senza limiti. E in questa è la sua gioia, il suo essere Dio. Libero di donarsi, libero di amare, libero di affermare il suo amore. L'uomo è stato creato ad immagine di Dio, come creatura di amore, dipendente da Dio per acquistare la libertà di amare e di rassomigliare a Dio, essere simile a Lui. È un cammino verso la libertà piena che ci è stata tolta, ecco allora il cammino di liberazione da tutto ciò che ci impedisce di essere liberi e di godere la nostra libertà, che è la libertà divina. L'uomo cresce, è una legge di crescita la nostra. L'uomo cresce fisicamente, nasce piccolissimo nel grembo di una donna. Il concepimento, l'embrione, poi si forma il feto, poi bambino. Finalmente il bambino nasce, 2 kg, 3 kg, 4 kg, cresce, viene allattato, viene cresciuto, cresce nella sua fanciullezza, adolescenza, maturità, va verso la vecchiaia, però il suo spirito, cioè il suo anelito, così tradotto nella sua aspirazione fisica, è di non morire mai, ed egli è destinato a perpetuare se stesso nella risurrezione finale. Comunque c'è una crescita fisica dell'uomo fino alla maturità, con la speranza di rimanere per sempre così, anche che deve dare il tributo alla morte. Non è stata creata per la morte, ma per la vita. Cresce psicologicamente, perché l'uomo è corpo, anima, spirito. Cresce cioè psicologicamente, si sviluppa. Quando i bambini ancora non ragionano, comincia l'uso della ragione, cresce la sua intelligenza, cresce la sua volontà, tutte le sue facoltà crescono. Cresce psicologicamente, si forma la persona, si sviluppa la persona fino alla pienezza. Ecco la crescita psicologica dell'uomo. L'uomo matura psicologicamente non invecchia, anche che le sue facoltà cominciano così a indebolirsi a causa del fisico, tuttavia l'uomo anche maturo psicologicamente è sempre più grande e aspira anche lui a immortalarsi, perché dentro di lui porta il germe della vita che non finisce mai. L'uomo deve crescere spiritualmente, ecco il punto particolare. Come cresce fisicamente,
come cresce psicologicamente, così deve crescere spiritualmente. Il guaio è che abbiamo tanti nani, spiritualmente parlando, perché l'uomo non cura la sua crescita spirituale, che consiste nella conoscenza di Dio, nella conoscenza del mondo, nella conoscenza della vita, conoscenza di esperienza e nell'amore, perché è creatura di amore. E in questa crescita spirituale è ostacolato. Il cammino di liberazione comporta la liberazione graduale dell'uomo da tutto ciò che impedisce la sua crescita spirituale. A causa del peccato in cui è incorso l'uomo, abbiamo tre remore che impediscono la crescita dell'uomo spirituale. Per cui c'è un cammino dall'uomo carnale all'uomo spirituale. La prima remora è la stessa nostra carne, con le passioni. I frutti della carne, le opere della carne che vengono enumerati nella lettera ai Galati, e l'uomo vecchio, conseguenza del peccato che domina noi. L'uomo è oppresso dalle sue passioni, superbia, ira, lussuria, gola, avarizia, sono tutte manifestazioni della limitatezza dell'uomo. È l'uomo vecchio che germina, l'uomo peccatore che è schiavo del peccato, schiavo delle passioni e non arriva così a liberarsi. Ma lo Spirito Santo viene incontro a noi, entra dentro di noi e si sviluppa in noi l'uomo nuovo. Dobbiamo noi collaborare con lo Spirito per liberarci, per crescere nella conoscenza, nell'amore, in modo da affermarsi come creature nuove. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate delle nuove. Se qualcuno è in Cristo Gesù, è una creatura nuova. Per questo il Verbo di Dio si è incarnato. Egli è l'uomo perfetto e ci è innestato in sé, perché prendiamo da Lui la nostra libertà e la portiamo avanti, seppellendo l'uomo vecchio e crescendo nell'uomo nuovo. Per questo dice l'Apostolo: mortificate quello che è vecchio in voi, mortificate le passioni e crescete. L'uomo vecchio deve essere sacrificato, mentre deve crescere l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità. Per cui la prima lotta nostra, la prima liberazione di cui noi abbiamo parlato, non è tanto la liberazione di maghi e fattucchieri, questa è un'ultima cosa, è la liberazione che ognuno di noi è chiamato a fare, autoliberazione, liberarsi dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità, guardando al modello che c'è davanti a noi e lasciandoci permeare dalla forza del suo spirito. L'uomo spirituale, dice l'Apostolo nella lettera ai Corinzi, comprende queste cose, ma l'uomo carnale non comprende queste cose perché non c'è affinità. Ecco, l'uomo spirituale giudica tutto perché prende gli occhi di Cristo, sa guardare le cose con gli occhi di Cristo, dà un vero valore alle cose, il vero valore alle cose, mentre l'uomo carnale disconosce i valori delle cose e crede cose inutili ciò che sono cose preziose e crede cose preziose ciò che è inutile. E conclude: noi abbiamo il pensiero di Cristo.
noi non siamo giudicati da nessuno, giudichiamo tutto e tutti, perché abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo la volontà di Cristo, abbiamo i sentimenti di Cristo, dell'uomo nuovo, queste opere dello Spirito, per cui tocca a noi, sotto l'azione dello Spirito santificatore e liberatore, di conquistare la nostra vera libertà, liberandoci dall'uomo vecchio e facendo crescere in noi l'uomo nuovo, guardando al modello davanti ai nostri occhi, Cristo Gesù, l'uomo libero, libero dal peccato, libero dalla servitù e della schiavitù delle leggi, libero dalle valutazioni umane, libero dalla solitudine, libero dalla paura della morte, libero da tutto, perché come in Lui anche noi dobbiamo essere, una volta che siamo in Lui, viviamo in Lui e siamo la sua umanità. C'è il grande nemico, l'altro nemico, che ci impedisce la liberazione, ed è il mondo che ci circonda, che è dominato dal maligno. Quando l'uomo peccò, gli venne tolto il possesso del mondo, il dominio del mondo. Dio gli aveva dato il dominio delle creature. Una volta che si è asservito al maligno, l'uomo perde il controllo della natura, perde il controllo di tutto, per cui tutta la creazione è ostile all'uomo e l'uomo deve faticare per conservarla, ma soprattutto l'uomo diventa così dominato dal mondo, perché il mondo sotto il dominio del maligno diventa maligno. Tutto ciò che è nel mondo, dice l'Apostolo Giacomo, è sotto il potere del maligno, e tutto ciò che è nel mondo è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. Il mondo è dominato dalla sete, dal desiderio, del possesso, del sesso, del successo, e tutto questo viene dal maligno, dice l'Apostolo. Noi viviamo in questo mondo e il grande nemico nostro è il mondo, da cui Cristo ci dice di liberarci. Voi non siete del mondo, siete in questo mondo, ma non siete del mondo. C'è un abisso tra voi e il mondo. Il mondo mi odia perché dico la verità e lo condanno perché è intriso di menzogna, perché il padre della menzogna lo domina. Guardatevi dal mondo, non acquistate la mentalità del mondo. E dell'Apostolo Paolo che ci dice: liberatevi dalla mentalità mondana, offrite i vostri corpi in sacrificio gradito a Dio, non datevi alla mentalità mondana, ma scrutate qual è la volontà di Dio, quello che Dio vuole per conformare la vostra vita alla volontà di Dio, quello che piace a Lui. Abbiate discernimento in modo di non assuefarvi al modo di pensare, di sentire, di agire di questi, degli uomini perversi, ossia il modo mondano di concepire la vita. E allora ecco la seconda liberazione che è in mano nostra, un'autoliberazione in mano nostra, sotto l'azione, cioè liberatrice dello Spirito, perché lo Spirito ci fa vedere la verità, egli ci conduce alla verità, la verità tutta intera. Lo Spirito ci rivela la verità e noi, nella conoscenza dello Spirito, possiamo osservare il mondo, giudicare il mondo senza essere giudicati dal mondo e liberarci dalla mondanità, cioè dal modo di agire del mondo, di pensare del mondo, di vivere del mondo. È un'opera faticosa quella nostra, essere liberi da qualsiasi condizionamento esterno. Nella lotta contro la carne
Noi dobbiamo essere liberi da condizionamenti interni, dalle passioni, dalle vedute, dai movimenti, dai desideri nostri. Invece qui si tratta di essere liberi da, la liberazione da, per, prima da. Ecco, liberazione esterna dai condizionamenti che ci vengono dall'esterno. Non soggiacere alla mentalità del mondo, avere una propria visione, una propria opinione, una propria vita che non sia quella imposta dagli altri, essere autonomi dalla mentalità mondana per affermare noi stessi secondo il modello divino, liberi perciò da ogni condizionamento esterno, liberi da condizionamenti interni, liberi da condizionamenti esterni. Noi dobbiamo tendere verso la libertà per, libertà da e liberazione da, per conquistare qualche cosa, cioè per essere liberi da, per realizzarci, per realizzare il nostro progetto, per raggiungere il nostro obiettivo, che è essere simili a Dio, essere creature di amore. Ma in quest'opera per ci aiuta lo Spirito Santo, e l'ostacolo maggiore ci viene dal demonio, da questo spirito cattivo che domina la carne, domina il mondo e vuole impedire che lo Spirito Santo opere dentro di noi questa terza grande liberazione. Qui ci sono tutti i tranelli del maligno che attraverso la tentazione, attraverso tutte le sue macchinazioni, attraverso tutti i suoi lacci, cerca di ingannarci, di impedirci di essere figli di Dio, di essere veramente liberi. Ed è quello che noi abbiamo trattato in maniera particolare in questi ultimi giorni. Essere liberi dalle manovre del maligno, conoscere le manovre del maligno, avere la saggezza di individuare le mosse del maligno, i campi del maligno, tutto ciò che il maligno fa per impedirci di essere liberi e di camminare dall'immagine verso la somiglianza con Dio. Questa è l'opera della liberazione che noi abbiamo così delineato in questi giorni, il cammino di liberazione di cui volevamo parlare e che così in sintesi ho voluto alla fine proiettare davanti ai vostri occhi. Siamo creature libere, Cristo ci ha liberati, Cristo ci ha donato la libertà. Se veramente i figli di Dio vi rende liberi, siete liberi davvero, diceva Gesù ai farisei e ai sadducei, al popolo giudaico, il quale diceva: noi siamo liberi. No, chi è schiavo del peccato, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Siete schiavi del maligno, siete schiavi del mondo. Ma se il figlio di Dio vi rende liberi, come libero lui, sarete veramente liberi. Ed egli stabilisce per noi la legge della libertà, che è la legge della gioia. Niente più libero e più gioioso del santo, il santo della gioia. Guardate Francesco d'Assisi, giullare di Dio, povero. Il santo che ammirano tutti gli uomini di tutte le culture, egli ha raggiunto la libertà perché si è incamminato per le vie delle beatitudini. Beati i poveri di spirito perché di essere il regno dei cieli, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, beati gli operatori di pace. Ecco il volto del santo, il volto cioè dell'uomo pacifico, dell'uomo spirituale, dell'uomo non più carnale, ma dell'uomo che assomiglia al figlio di Dio. È questa libertà di spirito che noi vogliamo conquistare. Questa è la liberazione a cui dobbiamo tendere e per cui dobbiamo combattere
scontri dei grandi nemici, la carne che è noi, il mondo che sta attorno a noi e il cattivo, lo spirito cattivo che con le sue capziosità cerca di stornarci dalla via del bene, di mondanizzarci e di carnalizzarci. Chiediamo al Signore di comprendere queste cose e tutto quello che abbiamo appreso in questi giorni diventa realtà di vita in noi, un cammino di liberazione per essere felici, per essere noi stessi, per essere cristiani veri, per essere figli di Dio, ricordando che siamo stranieri in questo mondo. Voi siete familiari di Dio, ci dice l'Apostolo. Siete familiari di Dio, siete i principi di casa reale. Voi avete una tessera. Tutti abbiamo la tessera di riconoscimento, ma abbiamo la tessera di riconoscimento, quella vera, quella vera, dove è scritto nazionalità celeste. Nazionalità celeste, condizione, figlio di Dio, mestiere, cioè attività, operatori di pace, poi qualità delle persone, principi in casa reale. Questa è la nostra qualità, questa è la nostra tessera, siamo celesti, di razza divina, non siamo di razza semplicemente umana, portiamo Dio, il soffio di Dio dentro di noi, siamo razza divina, pellegrini in questo mondo, esuli in questo mondo, siamo emigranti verso la patria, la vera patria, la patria vera è il cielo, la nostra vera patria, siamo figli di Dio, figli del Padre, cittadini del regno di Dio. Siamo familiari di Dio, Dio ci riconosce come figli. Attuiamo quello che siamo, conquistiamo la nostra vera identità e noi saremo felici, 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 come Dio è felice perché il Signore ci ha creato per la gioia, Lui che è gioia eterna. Amen. Adesso una parola ai miei collaboratori che hanno lavorato solo con me. Cominciamo con il nostro carissimo fratello Salvatore Di Bassi, un uomo di grande cultura, è conosciuto nella letteratura italiana come autore apprezzato, ma in lui ci sono due dimensioni, la dimensione diciamo letteraria, i suoi libri scritti prima e qualcuno anche dopo, l'ultimo, e la dimensione religiosa, gli autori di 5-6 libri, 7 libri di spiritualità, per cui è uno scriba, come dice la scrittura, che prende dalla sua borsa il vecchio e il nuovo. Alleluia. Poi abbiamo la nostra sorella Laura, poetessa, professoressa di italiano, così, del professore di lettere, molto apprezzata, navigata nelle vie dello spirito, molto arguta, e essa è un madre soave, mentre lui è focoso, lei è soave. Bene.
Abbiamo qui la professoressa Mariuccia Lopreste, insegna Bibbia perché è specializzata in scienze bibliche, per cui è navigata nelle scritture. E lei è anche suavissima, è molto vicina a me, mi vuole tanto bene e questa andiamo una grande garanzia. E sempre in viaggio, viene dove sei venuto. Ora, dalla Scozia, poco prima dalla Grecia, poco prima dal Ghana, ma sempre in viaggio, in viaggio. Bene, prossimo viaggio? Non lo so ancora, va bene. Poi c'è il nostro fratello Francesco, mio collega, che... pieno di tanto spirito, pieno spirito santo, il quale mi affiancherà e poi mi sostituirà nel mio lavoro perché ormai sono avanzato negli anni. E allora la parola a loro, che sia una parola breve, mi raccomando Salvatore, perché tu hai scritto un calapino e dobbiamo andare avanti. Dopo faremo alla fine dell'insegnamento, diciamo, faremo la preghiera collettiva di liberazione, in modo che possiamo uscire tutti liberi, una preghiera breve di liberazione collettiva.